da chi si vede. Salve a tutti, cari pazienti, e benvenuti in questa nuova, fiammante, sfumeggiante puntata di... I giochi? Esattamente. Stiamo vivendo un periodo particolarmente caldo per quanto riguarda le novità provenienti da Nintendo. La storica casa di Kyoto è infatti in procinto di lanciare Switch, la nuova console di ottava generazione e mezzo che punta a far smuovere i nostri culoni flaccidi e brufolosi dal divano per portarci in giro per il mondo con in mano una console casalinga che si sente una portatile o una portatile che fa la casalinga, boh. Insomma, basta stare stravaccati comodamente davanti alla TV, ma tutti fuori, per strada o sui mezzi pubblici, insomma tutti lì a far gli asociali con la testa perennemente china sullo schermo. In Giappone sono degli esperti, godendo degli immortali capolavori di cui da sempre le console Nintendo sono ricche. Ma, eh sì, c'è sempre un ma. Come tutti i veri videogiocatori sapranno, anche e soprattutto le macchine Nintendo sono sempre state storicamente habitat naturale di tanta, tantissima immondizia digitale. A fianco dei gioconi e delle meravigliose serie videoludiche che tutti conosciamo, da sempre vive e prolifica un sottobosco di porcherie immonde da far vergognare chiunque. E non si parla solo di prodotti multipiattaforma di terze parti. Fra gli esponenti di tale maleodorante software non mancano titoli in esclusiva creati per le macchine Nintendo. Insomma, questo per dire che nessuna casa produttrice di videogiochi è infallibile. Anzi, il succo di una buona critica sta proprio sempre nel saper individuare con intelligenza i punti critici per trarne un insegnamento. E possibilmente abbandonare velleità da fanboy ciechi e sordi che sono il male, la rovina di questa industria. E dunque, se dovessimo elencare alcune delle più indecenti esclusive Nintendo di tutti i tempi, quali titoli potremmo citare? Beh, quindi ecco a voi una bella listona di 11 titoli. Perché 11? Perché tutti con ste top 10 o classifiche da 5-10 posizioni. E basta, e che palle, ma non vi annoiate da soli, cioè... 11 giochi esclusivi per macchine Nintendo fra i più repellenti. Ma prima, sigla. Giochi con Dr. Game! Questo gioco è un mistero. Un mistero su come abbiano avuto anche solo l'idea di creare un videogioco basato su un parco giochi realmente esistente. Solo un'operazione pubblicitaria, direte voi. Beh, allora il mistero è chi, dopo un gioco così putrido, possa sentirsi invogliato ad andare a visitare il parco. Intendiamoci, tecnicamente il titolo potrebbe essere anche gradevole. Oddio, non in tutte le sue parti, ma insomma, è tutto il resto che fa pena. Obiettivi di gioco insulsi. Che bello guadagnare i fondamentali punti di gioco, quelli che sbloccano un po' tutto andando in giro a raccogliere monnezza. Sistema di controllo che il primo Resident Evil pare un gioco di parkour. E le attrazioni. Dio mio, fra tutte, forse se ne salvano solo un paio. Un parco dell'orrore nel vero senso del termine, rimasto chissà perché relegato al solo GameCube. Ma che aveva fatto di male sta povera console per meritarsi tutto questo? È vero, Nintendo si porta dietro da fin troppo tempo la nomea di far giochi per bambini. E ciò è solo una maldicenza. Non è affatto vero, tranne quando... fa giochi per bambini. E che giochi! Su Super Nintendo, poi, il povero Mario è stato usato ed abusato anche nei giochi educativi, dove ce la metteva tutta nel ficcare nelle zucche di tanti bambocci ignorantelli quantomeno le principali nozioni di logica e grammatica. Si impara meglio col divertimento, no? Ma era tutto tempo perso, dato che sti malsani software erano tutto tranne che divertenti. Di una noia e un fastidio paradossali, a sto punto meglio i Teletubbies, e cioè quanto dire. Altro giro, altra mascotte Nintendo riciclata per fini educativi. Sarà che ero stupido io, ma da giovincello non riuscii mai a capire le logiche dietro a Donkey Kong Jr. Math.
mi sembrava solo una cozzaglia di espressioni matematiche senza capo né coda. Esperienza, la mia, ovviamente non sufficiente a bollare l'intero gioco come cacca pura, ma a questo punto ditemi la vostra e fatemi sapere se effettivamente avete tratto qualche beneficio cognitivo giocandoci. Sono pronto a scommettere di no. Come anche sul fatto che probabilmente questo gioco non l'avrete mai visto prima. Ma vabbè, passiamo oltre. Lo so che molti fra voi sono poche fanatici, ammettetelo. Ebbene, io vi sfido a giocare a questo Hey You, Pikachu e rimanere comunque fan sfegatati di sti cacchio di mostriciattoli pucciosi. Senza istinti omicidi, ovviamente. Sto titolo non solo era stupido e inutile, ma riuscì a far fare schifo anche alla console su cui girava, il Nintendo 64, che uscì in un'aberrante edizione speciale a forma di... sì, di Pikachu. In soldoni si trattava di una sorta di piantatissimo clonazzo del Tamagotchi, che già non brillava in giocabilità di suo, che ci faceva interagire in soggettiva con il maledetto topone giallo, all'interno di minigiochi completamente inutili e soprattutto verbalmente. Sì, con uno strano accrocchio da collegare al pad e alla console si poteva sfruttare un vero e proprio microfono per parlare con Pikachu. Non oso pensare quante bestemmie e insulti si è beccato, ma tutti meritati. Davvero, tutti meritati. Ma il miglior modo per offendere questo maledetto bastardo giallo era dirgli la parola PlayStation. Il risultato era assicurato. Il prossimo che dice che i giochi di Super Mario sono tutti belli, beh, Mario is Missing sembra semplicemente falso. Pur essendo comunque sviluppato, ok, non proprio da Nintendo, ma comunque per una macchina Nintendo e in via ufficiale, questo suo aspetto generale da brutto rip-off cinese di Super Mario World mi ha sempre fatto oltremodo ribrezzo. Ma a parte questa cozzaglia grafica e l'odiosa e ripetitiva musichetta, l'avventura di Luigi in cerca di suo fratello era sbagliata già concettualmente. Questo strambo viaggio per il mondo, quello nostro, reale, misto ad un banale e mal amalgamato trivia educativo, non stava affatto in piedi. Che poi elementi realistici e i personaggi di Super Mario cozzano come capre e cavoli. Ma che diavolo gli era venuto in mente? Speriamo che non lo rifacciano mai più. Ok, come non detto. L'esempio perfetto che la qualità di un gioco spesso non va di pari passo con il suo valore collezionistico. Ben quotato nell'ambiente degli appassionati del Super Nintendo, con un valore del nuovo in versione PAL che supera cifre a due zeri, Cool World era un pessimo tie-in ispirato ad un altrettanto poco originale film anni 90 arrivato qui da noi con il titolo di Fuga dal mondo dei sogni, in cui tra l'altro recitava pure un imberbe Brad Pitt. Il film copiava spudoratamente Chi ha incastrato Roger Rabbit. Il gioco mischiava elementi che ricordavano una miriade di altri giochi dell'epoca, tra cui Moonwalker e Bionic Commando. Il tutto in una cozzaglia confusionaria, poco attraente e a tratti pure un bel po' frustrante. Un titolo inutile, che seppur arrivato anche sui computer Commodore e su DOS, rimase in esclusiva console per le macchine Nintendo, Game Boy e NES inclusi. Che fortuna, eh? Ok che seguire un'alimentazione corretta, soprattutto in età giovanile, è un valore importantissimo, e quindi ben vengano giochi educativi che ne parlino, ma quantomeno, e non mi pare di pretendere troppo, che siano giochi come si deve, divertenti e giocabili, non porcherie del genere. Va bene, sorvoliamo sulla coppia di protagonisti, che sono due elefanti che combattono il diabete, missione lodevole quanto volete, anche se comunque un po', diciamo, particolare come soggetto per un videogioco, ma quando il design fa pena, i controlli laggano a bestia e in generale ti verrebbe di strafogarti di dolci unti e schifezze grasse proprio per colmare il senso di vuoto lasciato dall'aver giocato con sto marciume, forse c'è qualcosa che non va. E pensare che fa pure parte di una tetralogia volta a instillare nei giovani delle sane abitudini. Certo, poi dall'altra parte della barricata ci sono i giochi di McDonald's e dei lecca lecca, ma vabbè, questa è un'altra storia. C'era un tempo in cui Nintendo osava, e come se osava, solo nel modo sbagliato.
Grazie ad una partnership con Sculptured Software, si pensò di spingere il Super Nintendo puntando il più possibile su una nuovissima tecnologia Mod 7, dando ai videogiocatori qualcosa di mai visto, di tecnologicamente futuristico. Un gioco di hockey di una qualità che nessuno aveva mai visto prima, e che continuò a non vedere per un bel pezzo. Ok, gli sforzi erano ammirevoli e il tentativo nobile, ma l'esecuzione da dimenticare. Certo, l'implementazione di un set di comandi da turbe psichiche e l'assenza totale di qualsiasi licenza ufficiale della Lega NHL non hanno di certo aiutato. Ma questo NHL Stanley Cup rimane comunque un pessimo gioco e avere i giocatori coi nomi originali e non inventati non avrebbe risolto nulla. Gne, Super Mario su PC non lo avrete mai. Gne, invece eccolo qua, in tutto il suo idraulico splendore. Welcome to Mario Teaches Typing! Con quale fintissimo accento italo-americano me lo stai dicendo? Teaches Typing! Vabbè, Super Mario su PC. Solo che il suo obiettivo sarà insegnarvi a digitare con la tastiera. Esattamente. Alla stregua dei successivi Typing of the Dead e simili, i prodotti volti a potenziare le skill di videoscrittura dei giovani virgulti figli dell'impero del sollevante per un periodo sembravano non avere fine, portando su PC fior fior di brand videoludici con l'unico stupido scopo di far imparare ad usare quella stramaledetta cozzaglia meccanica di tasti e numeri. Mario Teaches Typing è un non gioco, solo un pretesto per rendere un programma educativo più digeribile anche per i più giovincelli, con grafica colorata, personaggi amati e che diavolo è successo alla faccia di Todd, porca puttana! Ok, chiariamoci subito, non si tratta di un gioco con un pomodoro principessa che vive in un reame fatto di insalata, o meglio, non solo. Princess Tomato in the Salad Kingdom è essenzialmente una sorta di strana e inquietante avventura grafica, gestita con un sistema di controllo a scelta multipla testuale. Un po' come le vecchie avventure Lucas, ma inutilmente più complesso. Gli enigmi e le situazioni di gioco proposte sono contorte, con personaggi, nella forma di frutta e verdura antropomorfi, che fanno e dicono cose nonsense e metodi di risoluzione delle varie parti di gioco a dir poco cervellotici. Se poi ci mettiamo anche alcuni elementi palesemente disturbanti, come personaggi che vengono mangiati, scene dark e mostruose e situazioni creepy a volontà, il quadro è completo. Un gioco impossibile da portare a termine per un bambino e terrificante da giocare per un adulto. Ma che diavolo si erano fumati in Nintendo per accettare roba del genere su NES? Incredibile. Ok, mi ero ripromesso di non inserire roba Wii in questo video, ma per Wii Music facciamo un bello strappone. L'unica parola che mi viene in mente al pensiero è ridicolo. Ridicolo Miyamoto ad aver partorito un obbrobrio del genere. Ridicolo per averci talmente creduto da esibirsi in imbarazzanti siparietti sul palco delle tre. E ridicolo ovviamente il gioco. Una vera e propria tech demo che scimmiottava il genere dei Rhythm Games, venduta a prezzo pieno. E che rendeva ancora più chiaro, se già non lo fosse abbastanza, quanto superfluo e indecente fosse il sistema di controllo tramite Wiimote. Lui però ci credeva. I controller di movimento avranno anche avuto modo di esprimersi al meglio in alcuni campi applicativi, ma fra questi di certo non c'è il mimare di suonare con uno strumento senza alcun filo logico. Lui non sognava altro nella vita. Un software completamente nonsense, e per questo meraviglioso. Certo, pur sempre una merda, ma esilarante. Insomma, una merda che sorride. E quindi, eccoci qui. Ovviamente, come ricordo sempre a tutti voi, non ho mica elencato tutti i giochi brutti mai usciti per macchine Nintendo. Sarebbe impossibile citarli proprio tutti. Siete pazzi o cosa? Inoltre, a parte Wii Music, ho deliberatamente evitato di addentrarmi nella ludoteca Wii. Ma anche Nintendo DS, eh? Che come giofeche digitali potenzialmente potrebbe essere un serbatoio inesauribile. Naturalmente, per tutti i Nintendari coi paraocchi che mi stanno seguendo, precisiamo che non c'è nessun tipo di hating in questo video, né è mia intenzione farlo. Del resto, chi vi parla è un fan storico di Nintendo, nato e cresciuto proprio con quelle console, quindi per una volta rilassatevi e fatevi una risata e dai su.
e che tristezza dover puntualizzare una cosa del genere. Bruttissima cosa gli estremismi di qualsiasi bandiera siano. Quindi, fanboy, keep calm. Bene, a questo punto, come sempre, la parola passa a voi. Quanti altri orrori videoludici esclusivi su macchine Nintendo ricordate? Che siano esclusivi, mi raccomando. Vabbè, dai, vanno bene anche i giochi Wii. Fatevi sotto con un commento. Vi aspetto numerosi. Per questa puntata di... I giochi? È tutto, cari pazienti. Un saluto a tutti voi dal vostro Dr. Game e noi ci rivediamo al prossimo video. Please understand. Welcome! Corri, torrette! Mario teaches typing! Torrino! On your mark, get set, go!